Alla trattoria Marmetta. Bene, adesso andiamo, Elisa, andiamo, vediamo andiamo. Cosa troviamo. Sì. Andiamo, vediamo un po'. Vedi? Ti posso disturbare? Sì. Dove siamo? Stavo scegliendo dal menù. Cosa prendiamo stasera? Allora, siamo alla trattoria Marmetta, giusto? Marmetta. Marmetta, sì. Sì, sì. Non lo so, sto scegliendo. Va bene. Sono indecisa perché volevo prendere un secondo, ma purtroppo c'è qualche primo che mi mette in difficoltà, perché sono un amante della pasta, ahimè, e quindi ahimè, non lo so. Io prendo la tagliata tanto. Io ero partita con la carne, ma no? C'è qualcosa che non ti ispira? Sono le linguine, i pistacchi che non posso resistere. Oh. Io vorrei dire una cosa, sono solo io ad odiarvi oppure li odiate anche voi questi qua? No, anzitutto il menù che ovviamente non è in carta. A te piace il menù di carta, vero? Sì, perché no, è un po' come il libro. Noi siamo rimasti ai vecchi tempi. Vabbè, però comunque sia, io mi faccio una tagliata. No, io sono rimasta nel dubbio. Ah, no, ecco che abbiamo. Oh, Elisa, che stai facendo? Adesso ordiniamo. Direi, eh. Può andare? Direi fantastico, perfetto. Tutto, chardonnay pino nero, una piccola parte di pino bianco, wow. 18 mesi di affinamento. Fantastico. Benissimo. La Toscana, wow. E la Liguria. Oh, una spuma di zafferano iraniano, reggiano 24 mesi, l'uovo fritto, quindi all'interno il forno che sarà caldo ma liquido, e germogli barba dietro la messa. Meraviglioso, grazie. Grazie. Oh, che meraviglia, il cuore nel cuore. Wow. Allora? Buonissimo. Allora, per quanto riguarda il primo vino che ho appena servito, qui andiamo in Toscana, esattamente a Montalcino, dai Marchesi Frescobaldi. Montalcino, Rosso Montalcino o Brunello di Montalcino. Mentre questo vino va fuori dagli schemi. In prevalenza Merlot, ok, e Sangiovese. E lì mi sa che sono arrivati. Allora, fusilla la marmetta, pasta all'uovo con pomodoro, lardo di colonnata, pecorino di fossa e pepe. Perfetto. Io direi buon appetito. Però c'è anche per me, penso. Sì, assolutamente. Sì. Allora, tagliata, di Angus australiano, marezzatura elevata, fresca saporita morbida, e ora aggiungo l'aceto balsamico di Modena che facciamo invecchiare noi. Invecchiamento 15 anni. E quindi buon appetito! Buon appetito! Allora io vedo innanzitutto la cottura che mi sembra ottima. Perfetta! Questa è una cottura media, diciamo, buonissima. E insomma, diamoci da fare, eh! Assolutamente! Assolutamente, dai! Ecco, finito! Ma qua?
io no, sto degustando con molta calma. Voglia di gustare. Ma piano piano. No, anche perché ci hanno abbinato un ottimo vino, quindi ragazzi. Ci hanno dato un po' di vini e provarli tutti è impossibile, però. Hai un po' di spazio per il dolce? C'è sempre spazio per il dolce, adesso chiediamo che dolce ci sono. Che dolce abbiamo? Allora, come dolce abbiamo un cubo di fondente con ripieno di crema pasticcera alla vaniglia, una terra di mandorla alla liquirizia pura calabrese, ringhietta fresca all'italiana bruciata e oro 23 carati di scaglia. Questo è tutto. La scelta è devastante. Fai tu, io mi accodo. Non lo so. Anzitutto, cos'è sta roba? Questo è un dolce consigliato dai ragazzi, quindi mi sono affidata e fidata. Provo. Sarà sicuramente buonissimo. Alla realtà, vediamo. Sicuramente vai. Anche meglio. Com'è? Io anche meglio. Già il mio l'ho provato perché era troppo buono. Veramente buono. Spettacolo.